mattina voglio cominciare a parlare e do il benvenuto a Marco Gozzoli. Buongiorno, buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno. Consigliere di Modena, amore mio, perché parleremo proprio del Natale nel cuore di Modena. Benvenuto a Fabio Galvani. Buongiorno, buongiorno Fabio, vicepresidente di Modena, amore mio. E bentrovata Maria Carafoli. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Maria, direttore di Modena, amore mio. Insomma, questa realtà che insomma conosciamo molto bene proprio perché associa il nome della città di Modena il proprio amore, insomma vuol dire che ci mette tanta passione, tanto impegno e anche nel coinvolgere i tantissimi soggetti che davvero hanno voglia di spendersi per rendere meravigliosa la propria città in un periodo speciale, particolare, quale sì, quello di Natale. E so che c'è un programma veramente molto ricco, noi cercheremo assieme a Maria, in questo mi aiuterà, ad illustrare quelli che sono i momenti clou, diciamo, di questo sì, programma, che in realtà andrà vissuto nell'arco di tutto il mese, perché di fatto si parla di oltre un mese di iniziative. Sì, fino al 6 febbraio compreso. Esatto, quindi insomma parecchio, sì, parecchio oltre alle festività, molto, esatto. Sì, allora, è un programma molto importante che abbiamo preparato in consiglio, sì, con tutti i nostri consiglieri, perché chiaramente noi, come si dice oggi e non solo oggi, c'è una squadra ovviamente, certo, dietro Modena, amore mio. E quindi abbiamo preparato un programma che potesse anche essere dislocato in più punti del centro storico, no? Certo. Quindi il 28 provvederemo all'accensione delle luminarie. Il 28, proprio questo 28 sabato, novembre, questo sabato, sì, esatto. Sì, sì, perché è un po' in anticipo, ma non troppo. Siete in linea assolutamente. E quindi si accenderanno, sì, il, sì, centro storico diventerà veramente molto luminoso, sì, e ci sarà in Piazza Grande questo meraviglioso albero, sì, ma ci sarà anche la banda cittadina e quindi faremo un po' di musica per dire che finalmente è arrivato il Natale. Il Natale. In più si è aggiunto anche il freddo, quindi voglio dire, insomma, se poi dovesse venire anche una spruzzatina di neve, insomma, noi non disdegniamo. Sì, noi non disdegniamo. Sabato, sì, almeno, esatto, quando tanti non lavorano. Okay. Dunque, e poi insomma cominceremo con delle attività che cominciamo da Piazza 20 Settembre, no? Certo. Che in Piazza Grande partirà il trenino, sì, il famoso trenino rosso di Trenwalter, perché è uno degli sponsor importanti di questa attività. Sì. Partirà il trenino, quindi il 5 alle ore 11 faremo poi l'inaugurazione, eccetera. E poi dopo ci portiamo invece in Piazza 20 Settembre, dove faremo la magica piazza di Babbo Natale. Poi Marco ci, esatto, spiegherà molto, perché Marco, oltre a essere consigliere, anche vice, che è il portavoce, diciamo, di quindi conosce della piazza, bene il villaggio. Ed è, esatto. Quindi parleremo del villaggio, sì, e poi faremo invece una cosa molto bella, perché faremo un percorso itinerante sui presepi. Allora, riproponiamo in Piazzetta delle Ova un bellissimo presepe che abbiamo fatto in collaborazione con la Bonissima, sì, che è questa associazione che è insediata in Sant'Agostino e che fa tante attività benefiche. Fra questi ci sono degli appassionati che hanno da tempo, insomma, creato presepi, e quindi lì metteremo un bellissimo presepe dell'Ottocento, sì, e sarà ovviamente ci sarà la capanna, sarà Chiara di Friangioi, porterà gli alberi in tal, insomma sarà un bel passaggio. L'anno scorso peraltro è stata meta di tantissime persone che si sono fatti fotografare davanti a questo bellissimo presepe. Ah. Proseguiamo e andiamo alla chiesa di San Giovanni, sì, che ci ha concesso Don Orfeo, che è il parroco del Duomo ed è anche il parroco di San, sì, Giovanni, e lì si potranno visitare 25 presepi, diciamo che hanno una provenienza un po' da tutto il mondo, che ci ha dato l'associazione Terre Nove di Fiorano, sì, per la verità Spezzano, dove questo meraviglioso uomo che si chiama Giuliani, sì, ha anche aperto un museo, il Museo del Presepe. Allora ne abbiamo presi 25, li portiamo alla chiesa di San Giovanni. Dopodiché passiamo da San Barnaba, perché Don Graziano, che è il parroco di San Barnaba, fa un presepe molto bello, sempre con l'aiuto di Bonissima. L'ultimo presepe da visitare, consiglio a tutti veramente di visitarlo, anche se da anni è posizionato dentro la Banca Popolare, sì, ma è un presepe napoletano d'epoca XVIII-XIX secolo,
che è posizionato nella sala, ma è talmente in fondo e un po' nascosto che quest'anno abbiamo proposto alla banca di darne visibilità e quindi l'abbiamo inserito nei percorsi. Bello. Poi ci portiamo a, ci sarà anche una speciale edizione che sarà è la terza del libro in Via Farini. Sì. Quindi voi sapete che Via Farini è spesso meta di per poter arrivare davanti a Palazzo Ducale, eccetera. E lì si farà la terza edizione del libro. Ancora faremo un concerto bellissimo, davvero da ascoltare, il 13 dicembre nella chiesa di San Vincenzo. Diciamo che Don Gherardi è una persona davvero straordinaria, ci ha concesso anche quest'anno di poter fare lì questo concerto con la corale Rossini, e sarà un concerto gospel ovviamente, ma sarà un concerto gospel molto molto particolare. Ci sarà anche la giovane Rossini. Sì. E quindi l'anno scorso diciamo che a un certo punto abbiamo dovuto chiudere le porte, perché tanta era l'afflusso di persone. Voleva assistere. Ma non abbiamo voluto tralasciare quello che invece è il coro delle voci bianche del teatro comunale. Sì. E il teatro... il coro delle voci bianche, il teatro comunale, invece si esibirà il 20 dicembre in San Barnaba. Sì. Quindi ascolteremo questi bambini che hanno davvero delle voci fantastiche. Ancora il Club dei Motori di Modena, fanno sempre tantissime iniziative, si posizionerà dalle 10 alle 17 in Via Farini il 20 di dicembre, poi loro si vestono a Babbo Natale, donano doni ai bambini, eccetera, eccetera. Mentre invece dal 27 novembre al 10 gennaio, Magia di Natale in Piazza Matteotti e Largo Porta Bologna, dove diciamo i proprietari di queste baracchine che vendono dai dolciumi alle caldaroste, ai giochi, eccetera, eccetera, hanno preparato un bel programma di animazione che facciamo in collaborazione con il CSI. Dulcis in fondo ci sarà, come avrete letto, la pista di pattinaggio in Piazza Roma, e quindi poi di questa parleremo più ancora ampiamente. Ancora più avanti, ci teniamo qualcosa per un altro momento. No, insomma, avevo detto, cerchiamo di dire le cose fondamentali, ma sono talmente tante, ed è talmente ricco questo programma che effettivamente è difficile riuscire a condensare in poche parole. Devo dire però che è giusto sottolineare come il primo simbolico momento di accensione del Natale nel centro di Modena sarà proprio legato all'accensione delle luminarie, vero Fabio? Sì, insomma, un momento 28. Suggestivo che denota anche tanto tanto impegno da parte dei commercianti che insomma fanno questo regalo alla città. Sì, e non solo. E infatti oltre al lavoro dei commercianti, che abbiamo fatto un lavoro molto importante, impegnativo, sia sotto l'aspetto delle tempistiche, dedicato tanto tempo per poterle costruire, anche rapportarsi fra di noi, fra tutte le vie, e soprattutto dobbiamo ringraziare ERA che ci ha dato un supporto grandissimo e il Comune perché ha dato il proprio contributo. Per cui abbiamo ottenuto un risultato importante, le accenniamo il 28 di novembre, in linea con il mercato, diciamo, dei centri storici, ma abbiamo fatto un grande risultato. E poi l'altro aspetto che, a cui noi teniamo particolarmente è anche il trenino. Il trenino riusciamo sempre a costruirlo grazie al supporto di un'azienda importante, come tante altre aziende ci supportano, come era stessa sulle luminarie. Per cui abbiamo ottenuto il trenino e quest'anno andremo anche a devolvere quello che riusciremo a raccogliere ad ASEOP per il progetto La Casa di Fausta, alla quale teniamo tutti particolarmente. E insomma c'è tanta ricchezza, c'è anche tanta attenzione verso gli altri in questo Natale nel cuore di Modena, e insomma importante anche sottolineare questo trenino, per esempio, che cosa fa? Fa fare un giro ai bambini, ma non solo ai bambini. Non solo ai bambini, esatto. Anche gli adulti. Esatto. Il trenino è una cosa proprio bella, gira la città, gira dappertutto, fa i propri percorsi, tra l'altro andrà sempre tranne il giorno 25 e il giorno 1,
però insomma è una cosa... Lo facciamo riposare 2 giorni, ma poi per il resto lo facciamo riposare e poi sì, ripartirà alla grande il giorno dopo. Esatto, esatto, insomma davvero un'occasione dietro l'altra per recarsi in centro e con i propri bambini, con la propria famiglia e trovare per ciascuno qualcosa di divertente e soprattutto che rimandi all'idea, all'atmosfera del Natale. Non da ultimo ovviamente, Marco, il villaggio di Babbo Natale. Allora raccontaci un po' che cosa sarà, dove sarà e cosa allora, si troverà. Allora, in piazza 20 settembre verrà allestito questo villaggio di Babbo Natale, che sarà un vero e proprio villaggio, anche tra virgolette interattivo, chiamiamolo così. Sì. E quindi verrà allestita una vera e propria casetta di Babbo Natale dove i bambini potranno inserire le loro lettere, e quindi esprimendo i desideri che tutti i bambini hanno, ma non solo, potranno incontrare Babbo Natale direttamente con i suoi elfi dal 5 all'8 dicembre e durante tutti i weekend, vigilia di Natale compresa, quindi fino al 24. Sì. E nel periodo della Befana, quindi il 6 di gennaio, incontreranno anche la Befana che arriverà con la sua scopa, insomma, a portare carbone o cioccolatini. Insomma, la minaccia è quella del carbone, poi in realtà è buona, no, la Befana porta anche qualche caramelle, cioccolatini. Ma non solo, sì, sempre in piazza ci sarà uno degli alberi, questi grandissimi alberi di oltre 10 metri, che verrà proprio messo al centro della piazza e sotto il quale ci verrà allestito un presepe fatto dall'Istituto d'Arte Venturi con queste statue, create da una sezione che adesso non ricordo bene, ma se la trovi la puoi, ricordare, adesso, ma altrimenti insomma, quindi coinvolti anche gli studenti. La sezione ceramica, bene, quindi verranno coinvolti tutti gli studenti, sì, e insomma ci attendiamo molto, tutti i commercianti si sono uniti, sì, assieme anche al mercato Albinelli, abbiamo fatto questa nuova sinergia. Ecco, anche questo aspetto della collaborazione. Sì, stiamo collaborando parecchio, quindi sono intervenuti direttamente, oltre ai commercianti della piazza, anche il mercato Albinelli su quelle che saranno le luminarie all'interno della piazza, che come diceva Fabio è un grande sforzo da parte anche dei commercianti, sì, perché comunque coordinarsi tra le vie, coordinarsi, insomma non è cosa semplice. Quest'anno come Modena Amore Mio e non solo, e anche come commercianti ci abbiamo lavorato parecchio e credo il risultato per quanto mi riguarda su Piazza 20 Settembre e Mercato Albinelli è ottimo, è stato di una partecipazione quasi corale e totale al progetto. Maria, veramente viene da dire, insomma, un Natale per tutti, capace di incontrare un po' quella che è l'immagine anche del Natale che ciascuno conserva in sé e che lancia un messaggio anche di apertura, penso ad esempio alle tante esposizioni di presepi anche provenienti da tutto il mondo. Che cosa cerca una persona che sotto Natale, una famiglia che sotto Natale percorre le vie del nostro centro storico, appunto, magari attraverso tutte queste iniziative? Diciamo che sono due ovviamente gli obiettivi, insomma, che si danno le persone quando vengono in centro. Intanto questa partecipazione a salire sul trenino dove c'è sempre una fila lunghissima, che sono 45 i posti di accesso, certo, e quindi c'è una fila importante. C'è anche un altro fatto, che noi abbiamo un accordo con le scuole, per cui le scuole con una programmazione speciale vengono al mattino e quindi salgono e vogliono tornare ovviamente, certo, questi bambini. Quindi cioè, il giro dei presepi è sempre seguitissimo. Poi come diceva Marco, sì, io prima non l'ho toccato, ma è molto importante questo ruolo che ha l'Istituto Venturi, sì, la sezione ceramica, perché ci hanno fatto queste 12 statue, molto particolare, nulla di quello che ci si aspetta, sì, rispetto ai presepe, e quindi hanno davvero lavorato tanto in attività curriculare scolastica. Sì. E poi si aspetta una persona di vedere questo centro illuminato, sì, e fra l'altro abbiamo anche la filodiffusione in piazza 20 settembre che abbiamo aggiunto anche questo per quindi creare canti, davvero proprio Natale, questo un'atmosfera veramente completa. E devo dire anche che voglio ringraziare qua il sindaco di Fanano che si è così impegnato per portarci giù questi abeti stupendi che ovviamente attraverso la forestale, certo, insomma, arrivano a Giomondo. Ma cosa cercano? Trovano delle vetrine stupende, perché i nostri commercianti, poi diranno meglio, sì, i nostri, sì, rappresentanti, sì, hanno davvero, preparano per il Natale delle vetrine davvero accattivanti. Un orario importante e lungo per poter venire in centro, perché la domenica i negozi poi
sono sempre aperti. Io credo che come l'anno scorso, che abbiamo avuto davvero tantissima gente, quest'anno sarà senz'altro così, anzi c'è ancora più bisogno che noi ci troviamo davvero tutti nei nostri soliti luoghi, che non abbandoniamo insomma per paure che nessuno può avere, perché credo che la nostra vita debba assolutamente continuare, e continuare nel bello, perché il centro è veramente bello, lo è ancora di più sotto Natale, dove insomma tutti i commercianti, tutti i soggetti coinvolti davvero non si tirano indietro e pensano ad una risposta, ad un'immagine d'insieme, a cui però poi dobbiamo aggiungere anche ciascuno la propria vetrina, perché la propria vetrina, il proprio modo di accogliere la gente, insomma è tutto un insieme, no Fabio? Sì. C'è anche questo aspetto, è una dimostrazione proprio di questo amore che portate nel nome della vostra associazione. Sì, del 28 tra l'altro ci sarà una grande unione anche nelle aperture, la domenica è sempre una giornata dove sotto il periodo di Natale siamo tutti presenti, ognuno dà il meglio nel periodo di Natale, perché unire quello che avete detto prima, il piacere di fruire del centro storico, alla possibilità di pensare ai propri cari, è sicuramente il massimo per una famiglia, per anche le persone dei single, per tutti, perché ce n'è per tutti. I commercianti veramente stanno tutti facendo e stiamo facendo uno sforzo grandissimo per rendere le vetrine più belle possibili, il più accoglienti possibili. E poi Maria ha toccato un tasto molto importante prima della tranquillità che riserva il centro storico della nostra città, e quindi è anche importante valorizzarlo usufruendone il più possibile. È giusto. Insomma, Marco, anche per te questo messaggio, insomma, sia di lavoro di insieme, ma anche di impegno, di passione per la propria città e per il proprio Natale, no? Sì, certo. Ma guarda, unitamente all'associazione stiamo lavorando veramente per promuovere proprio non solo il centro storico, ma proprio tutta la città di Modena. Abbiamo fatto collaborazioni con le fiere che ci sono state nell'ultimo periodo. Sì. Le vetrine erano addobbate, richiamando l'attenzione su, adesso mi viene in Teschi Pass, piuttosto la fiera dell'antiquariato che c'è stata quest'anno, 7-8-900. Quindi insomma questa sinergia è sempre più forte e sempre più volta a far vedere Modena nel suo splendore, perché Modena effettivamente è veramente splendida, è molto ricca di tantissime cose. È bello anche dircelo, no Maria, ogni tanto, perché insomma infatti noi secondo me abbiamo proprio bisogno di ribadire questa che non è una scoperta, ce lo dicono in tanti, no? Oggi, in questi ultimi mesi, insomma, a parte Expo, sono tanti turisti che vengono e trovano quest'anno anche un ricco programma. Io voglio assolutamente ringraziare, ovviamente in primis, l'amministrazione comunale per lo sforzo che ha fatto per illuminare, ma anche ERA e anche tantissimi privati che troverete in un Deplian che verrà poi distribuito in 20.000 copie, perché ci sono ancora tanti industriali, banche, che credono al nostro progetto, perché noi finanziamo i nostri progetti, li autofinanziamo, che ne dica qualcuno sempre bellamente disinformato, invece abbiamo trovato un buon finanziamento, persone che sanno che come dire, mettono un po' a disposizione della loro disponibilità per far sì che tutti i modenesi possano vivere questo periodo in tranquillità, soprattutto in grande luminosità. Diciamo che la luce tiene anche lontano un pochino quelli che tendono a nascondersi, sì, no? Sì, sì. Per cui più luce c'è, meglio è. E meno troviamo coloro che vivono un po' sotto, no? È vero. Facciamoci vedere belli alla luce del sole e delle luminarie, soprattutto sotto Natale, uniti insomma anche da tutto ciò che rappresenta il Natale, i suoi valori, la sua capacità di farci raccogliere, di stare insieme. Sarà una bellissima occasione a partire da sabato con l'accensione, e anche simbolica allora, delle luminarie in centro storico, e poi via via fino a febbraio con tante iniziative che oggi abbiamo provato a riassumere, ma che insomma vanno vissute anche giorno per giorno da qui alle prossime settimane. Grazie per essere stati qui con noi e naturalmente buon lavoro, perché saranno settimane impegnative per voi. Grazie.